Un incubo. È stato solo un terribile incubo. Non ho ucciso nessuno. Non stavo sognando. È accaduto realmente. Meglio prepararsi per andare al lavoro. La mia testa. È come se qualcuno ci avesse conficcato una sbarra d'acciaio e poi l'avesse fusa. Non resisto più. Pronto? Lucas, mi fa piacere sentirti. Ti ho chiamato per sapere se volevi andare a trovare mamma e papà al cimitero con me e, a essere sincero, l'ho usata come scusa per riallacciare i rapporti con te. Devo vederti, Marcus, sono in un grosso guaio. Di che stai parlando, Lucas? Che è successo? Non posso parlarne al telefono, è una cosa seria, Marcus. Ci vediamo tra circa mezz'ora al parco. Ci vediamo lì. Ieri, ore 19:30. Lucas, sono io, Tiffany. Pensavo di fare un salto lì domani sera, all'uscita dall'ospedale. Le chiavi del mio appartamento. Le prenderò quando sarò pronto per andare. Ieri, ore 19:30. Lucas, sono io, Tiffany. Pensavo di fare un salto lì domani sera, all'uscita dall'ospedale, per prendere alcune cose. Senti, richiamami. Il cadavere di un uomo è stato trovato nei bagni di un ristorante nell'East End. La vittima è stata pugnalata diverse volte con un coltello affilato, mentre a pochi metri di distanza gli altri clienti consumavano la cena. Gli investigatori sono già sulle tracce di un sospettato, che si è dileguato poco prima che il corpo fosse scoperto. La polizia non ha rilasciato dichiarazioni per ora, ma restate sintonizzati. Diverse volte con un coltello tagliente. Diverse volte con un coltello tagliente. Con
Coltello. Coltello. I vestiti che indossavo ieri notte sono intrisi di sangue, meglio non lasciarli qui. Polizia di New York, apra la porta. Queste continue visioni. Sto per diventare matto. Massacro in un ristorante nell'East End. Un omicidio brutale è stato commesso ieri sera nei bagni di un ristorante locale. L'omicida è un uomo di circa 30 anni, corporatura media e capelli castani. La polizia è già sulle tracce dell'uomo e tra qualche giorno renderà pubblico un identikit del suo volto. Thank you.
Polizia di New York, apra la porta. La polizia? Sanno tutto, sono venuti ad arrestarmi. Polizia, apra! Un attimo, arrivo! Non posso lasciare che trovino le prove che mi collegano a ieri notte. Pochi secondi per nascondere tutto prima di aprire. Signore, è la polizia di New York. Devo chiederle ancora una volta di aprire questa porta immediatamente. Se non apre immediatamente questa porta, mi vedrò costretto a buttarla giù, signore. Un attimo, sto cercando le chiavi. Questo è l'ultimo avvertimento. Apra subito questa porta, altrimenti la butto giù. Mi dispiace averla fatta aspettare, ero sotto la doccia. Lei è Lucas Kane? Sì. Signor Kane, i vicini hanno sentito delle urla nel suo appartamento. Qualche problema? Sì, ero io. Mi sono tagliato con alcuni vetri rotti e mi sono agitato. Per fortuna, non è nulla di veramente serio. Le dispiace se entro a dare un'occhiata al suo appartamento? Come vuole, si accomodi. Che ha fatto ai polsi, signore? Gliel'ho detto, è stato un banale incidente con alcuni vetri rotti. Accidenti. Quando si taglia ci va giù pesante, eh? Grazie per la collaborazione. Scusi per il disturbo. Sa com'è, con tutto quello che succede preferiamo essere scrupolosi. Lo capisco. Addio, signor Kane.